Il livello del nostro bacino, del bacino lecchese del lago di Como, è veramente a livelli minimi. Quest'oggi l'ultima segnalazione registrata a Malgrate segna un meno 40,7 centimetri alle ore 15 per l'appunto del 18 luglio 2022. Pensate che il dato più basso per il periodo, per lo stesso giorno, risale al 1976, quando la più bassa rilevazione era arrivata a meno 40 centimetri. Noi siamo collegati e lo ringraziamo con Emanuele Mauri, che è presidente del Consorzio dell'Adda, quell'ente che gestisce la diga di Calolzio e Olginate. Buongiorno, Mauri. Buongiorno, buongiorno anche ai telespettatori. A noi risulta che il minimo raggiungibile dal lago, cui poi il livello viene anche gestito con la diga, sia meno 40 centimetri. Intanto è così e abbiamo superato questo livello minimo consentito? No, non abbiamo superato il livello minimo perché quello che viene indicato normalmente sul nostro sito è un valore che noi prendiamo a riferimento perché è un dato, diciamo, più legato alle dinamiche idrometriche, che è quello appunto misurato all'idrometro di Malgrate, e in questo momento la rilevazione ci dà un valore superiore ai 40 centimetri sotto lo zero idrometrico, però il nostro valore di riferimento per quanto riguarda la concessione secondo la quale operiamo prende come appunto riferimento l'idrometro posto al fortilizio, ovvero in zona Ponte Vecchio, che in questo momento a fronte di un valore massimo di 50 centimetri sotto lo zero idrometrico misura poco più di 47, quindi siamo comunque ad un livello critico prossimo al limite massimo, ma comunque rientriamo nei valori secondo i quali appunto siamo tenuti ad operare. Il dato che però stupisce è quello della continua diminuzione del livello. Banalmente, un dato che può stupire è quello rilevato alle 8 di questa mattina, in cui il livello idrometrico segnava meno 40,3 centimetri, alle ore 15 siamo arrivati a meno 40,7 rispetto a settimana scorsa, anzi rispetto a ieri, si sono persi più di 2 centimetri, dato che la rilevazione alle ore 8 del 17 luglio era di meno 38,5 centimetri. Insomma, il lago sta scendendo continuamente. Come mai? Ah, dovete pensare che l'unica fonte di afflusso in questo momento non sono tanto le precipitazioni che sono pressoché inesistenti, quanto lo svaso che avviene da parte dei serbatoi alpini. Con Regione Lombardia, avevamo già detto, sono stati raggiunti degli accordi che prevedevano inizialmente 4 milioni di metri cubi al giorno, poi siamo passati a 5,6 milioni di metri cubi. Oggi l'ultimo accordo confermato dall'assessore regionale Massimo Sertori prevede uno svaso medio giornaliero di 6 milioni di metri cubi per 10 giorni da qui al 25 luglio, quindi verranno svasati 60 milioni. Prova anche tenuto presente che questo rappresenta un valore medio e che durante il fine settimana per questioni tecniche legate all'attività idroelettrica normalmente i rilasci sono molto inferiori. Sono inferiori perché la rete nazionale non sarebbe in grado di recepire la materia prima prodotta, sono inferiori perché appunto le centrali turbinano meno e quindi i bacini svasano meno. Poi, dal momento in cui questi rilasci vengono attivati, diciamo, quindi già a partire dalla mattinata del lunedì, se vogliamo, noi abbiamo bisogno di circa 24 ore per vedere, diciamo, in arrivo le portate rilasciate da monte. Quindi il lunedì è sempre una giornata piuttosto calma dal punto di vista idrometrico. Noi infatti abbiamo effettuato una manovra nel weekend di riduzione di 10 metri cubi al secondo. Oggi i nostri utenti possono usufruire del 45% della portata normalmente concessa e necessaria per alimentare le attività, diciamo, irrigue di valle. Perché poi c'è anche questo tema, lo ricordiamo, ogni volta che si parla di diga bisogna ricordarsi che c'è anche chi con l'acqua ci lavora, insomma, le attività agricole, che quindi in questo momento sono un po' limitate, sembra di capire. Ma
chiaramente gli utenti Rigui con un 45% garantito non possono certamente ritenersi soddisfatti. Noi purtroppo dobbiamo rispettare i limiti di concessione che al momento non hanno subito alcuna deroga. C'è stata però una deroga per quanto riguarda il flusso minimo vitale. Che lei auspica una deroga? No, diciamo che la deroga che più ci interessava era appunto quella legata al DMV che è stata concessa attraverso Regione Lombardia, quindi noi possiamo, diciamo, utilizzare tutta la risorsa disponibile. Poi c'è questo accordo, altra cosa importantissima, con i vaccini alpini che abbiamo ricordato prima, che però ad oggi hanno circa 120 milioni di metri cubi di invaso, che da qui a 10 giorni diventeranno circa la metà, e poi saremo in una situazione critica comunque anche sotto quel punto di vista. Altre deroghe sul livello minimo, noi le abbiamo chieste per un aspetto, diciamo, più operativo, però poi bisogna ricordare che un livello particolarmente basso del nostro lago, come quello attuale, non consente di mantenere le portate desiderate proprio per una questione idraulica. Insomma, voi lavorate quasi alla giornata per forza di cose, ma tra 10 giorni che cosa succederà? Tra 10 giorni la stagione irrigua sarà praticamente quasi conclusa, perché terminata, diciamo, l'irrigazione, poi il terreno avrà una quindicina di giorni di autonomia, avendo appunto immagazzinato a sua volta acqua, per cui buona parte dei primi raccolti saranno, per quanto possibile, credo tutelati. Poi questo è un aspetto tecnico che riguarda più il mondo agricolo, ma magari saranno compromessi comunque i secondi raccolti, e ci saranno alcune zone dove i canali non hanno raggiunto il livello desiderato, e quindi anche lì si entrerà in crisi. C'è poi tutto l'aspetto legato al bacino del Po, che come sappiamo è afflitto dal cumulo salino, dalla risalita dell'acqua salata, l'acqua di mare, e che potrebbe anche, se la situazione dovesse perdurare, arrivare ad una vera e propria emergenza anche dal punto di vista idropotabile. Qui da noi ci sono una serie di interventi attraverso le ordinanze sindacali predisposte, che in alcuni casi limitano o regolano l'utilizzo dell'acqua in maniera più razionale. Dobbiamo aspettarci delle limitazioni più ferree o banalmente dei blocchi imposti e non delle regole come quelle che sono di fatto in essere ad oggi? Noi sicuramente dal punto di vista della regolazione cercheremo per quanto possibile di mantenere i livelli attuali in una situazione di equilibrio. Poi se la stagione siccitosa dovesse protrarsi per molto tempo, entrerebbero in crisi numerosi sistemi. Parlo della navigazione, parlo ad esempio che già ha lamentato alcuni problemi, alcuni attracchi sono già entrati in condizioni critiche. C'è appunto l'aspetto idropotabile, del quale il nostro territorio risente poco per le sue caratteristiche, ma comunque ci sono alcune parti del territorio che ne potrebbero risentire, e ci sono poi i territori posti a valle che già ne risentono. Quindi sicuramente tutto dipenderà dal dilungarsi, dal protrarsi di questa eccezionale stagione siccitosa, che come abbiamo ricordato ci ha fatto raggiungere livelli di massimo storico mai visti in precedenza.